bentornati fratelli di Tuberanza, eccoci al nostro appuntamento che una volta era settimanale, adesso è diventato una settimana sì, una no, raga, concedetemelo perché il tempo a disposizione è veramente poco, io d'altronde ho anche una vita sociale. Detto questo, vi ricordo alcuni appuntamenti che potete trovare su questo canale, ovvero il gameplay con l'iscritto che, ragazzi, per chi non lo conoscesse, si tratta di fare un gameplay insieme mentre siamo in chiamata sul party, perché ragazzi sono su PS4, e mentre siamo in chiamata appunto giochiamo, parliamo un po' insieme e ne ho fatti già due, di cui uno è già uscito, l'altro uscirà nell'arco della settimana, vediamo quando, se martedì, mercoledì, vediamo. Vi ricordo anche il contest che è attivo e sarà ufficiale quando arriveremo ai 1000 iscritti. Mi raccomando ragazzi, quello che dovete fare è tutto scritto nella descrizione, regolamento e tutto quanto. E quindi se avete domande potete comunque chiedere in qualsiasi video, raga, perché vi rispondo sempre e comunque. Anche per candidarvi al gameplay con l'iscritto basta che scriviate in un video di quelli che volete partecipare e poi vi contatto io personalmente. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati a 940, però non voglio dare i numeri precisi perché, sai, si tolgono, si riscrivono, si levano, si mettono, è tutto un circolo vizioso, quindi diciamo che siamo a 900 iscritti. Manca poco ai 1000 e quindi mi raccomando, continuate a rimanere su Tuberanza, condividete i miei video e appunto inneschiamo quel meccanismo del farsi conoscere. Questa settimana per Tuberanza Game News abbiamo più notizie di Xbox rispetto a quelle PlayStation 4 perché comunque sono uscite nuovi aggiornamenti e nuove cose interessanti. Non vi spoilerò niente, iniziamo subito con Microsoft. Disponibile nuovo aggiornamento per Xbox One. Ragazzi, con questo aggiornamento verranno risolti molti dei problemi legati al lettore Blu-ray e anche alcuni problemi dovuti alle incongruenze del Kinect. Insomma, sapete che non rispondeva bene ai comandi e non vi capiva. Ebbene, è stato corretto. È anche disponibile il nuovo aggiornamento per il pad che, a quanto sembra, dovrebbe migliorare la disconnessione che avveniva in maniera anomala del pad e quindi questo è stato corretto. Oltretutto è stato anche migliorato la resa dell'audio proveniente appunto dal pad e quindi sugli auricolari. È stato oltretutto migliorata la funzione del game DVR, che sarebbe insomma un HDPVR, un registratore interno all'Xbox, come anche l'abbiamo su PlayStation, ma su Xbox è stata migliorata la qualità. Eddie Fries, o Fries, non so come cazzo si pronunci, insomma il cofondatore della divisione Xbox One che ha contribuito alla creazione del brand da zero, in una rubrica, penso, che si chiama Chiedetemi tutto su Yabli, ha dichiarato che appunto c'è bisogno di esclusive migliori su Xbox One per competere con PlayStation 4. Vi leggo nello specifico cosa ha detto. C'è bisogno di esclusive migliori rispetto a PlayStation 4. Serve essere più aperti verso gli sviluppatori indie, quelli che fanno giochi free-free, e supportare meglio i titoli free-to-play. Bisogna continuare a spingere sull'Xbox Live per far sì che rimanga il servizio online numero uno. Far capire alla gente il motivo per cui il Kinect viene venduto in bundle con la console, mostrandone un uso accattivante. Adesso io, Fries, dico, non so in che modo il Kinect possa essere accattivante. Certo, se ci sono dei bambini in casa si possono fare dei giochetti, ma un videogiocatore, un hardcore gamer che magari ama gli sparatutto, non vedo in che modo possa essere interessato al Kinect. Detto questo, ragazzi, ha anche detto c'è stato infine appunto un pensiero riguardante la competizione che si sta svolgendo tra PlayStation 4 e Xbox One, e come sappiamo, ragazzi, la PlayStation 4 è in vantaggio, e su questo argomento ha rilasciato appunto una piccola dichiarazione. Credo che Microsoft abbia fatto alcuni errori all'inizio e abbia dato a Sony l'opportunità di recuperare negli USA quote di mercato che avevano perso durante la precedente generazione di console. Tutto dipende, attenzione ragazzi, tutto dipende da come andranno le cose di qui in avanti, dalla capacità del team di proporre grandi giochi e migliorare l'esperienza
d'uso delle loro piattaforme. Allora ragazzi, io sulla base di questa dichiarazione penso che i team della PlayStation 4, della Sony, sappiamo tutti che hanno dei coglioni abbastanza quadrati, come per esempio i creatori di Uncharted, di The Last of Us, di God of War, di... cazzo, ce ne sono altri 20.000 milioni, quindi a questo punto non so più quale elencare. Però comunque ragazzi, se veramente questo sarà il fattore che influirà sulle vendite delle console, credo che siano abbastanza spacciati. Però non credo che comunque la Microsoft abbia in serbo qualche gioco che spinge. Lo voglio pensare perché lo voglio credere, ci voglio credere. Dai Microsoft, che recuperiamo. Il responsabile della versione di Titanfall per Xbox 360 ha dichiarato che appunto la versione per Xbox 360 di Titanfall ha tutte le caratteristiche che sono presenti sulla versione PC e Xbox One di Titanfall. Stiamo parlando di Titanfall. Ha dichiarato anche che su questo gioco, su 360, sarà presente un'ottima grafica, un ottimo sonoro e un'ottima esperienza di gioco. Ovvio che, ragazzi, tutto questo è dato e limitato dalle limitazioni, appunto, delle console old gen, se così possiamo definirle. Un bambino di 5 anni scopre una falla nel sistema di Xbox Live. Ebbene ragazzi, Christopher Von Hassel ha soltanto 5 anni ed è già entrato a far parte della lista di Microsoft dei Security Researchers, ovvero tutte quelle persone che contribuiscono a migliorare il servizio, appunto, trovando bug e segnalandoli. Vi spiego com'è andata. Allora ragazzi, questo bambino aveva un account sulla Xbox One del padre, dove ovviamente il padre ha bloccato dei titoli che possono essere magari Dead Rising, dove possono esserci tracce di sangue, violenza e questi qua. Al che il padre ha notato che un giorno questo, il suo piccolo, giocava normalmente ai titoli che gli erano bloccati. Alla spiegazione ragazzi, il piccolo Christopher ha detto che lui ha cercato di accedere all'account del padre e invece di inserire la password ha premuto ripetutamente il tasto spazio, insomma invece di scrivere ha spaziato fino ad accedere a una backdoor, insomma un'entrata di un'entrata secondaria, chiamiamola, e quindi non c'è stato necessità di inserire la password e il bambino appunto è riuscito ad aggirare questo sistema. Il padre ha subito prontamente segnalato la cosa a Microsoft, che ha immediatamente risolto la cosa e ha regalato al piccolo Christopher, ragazzi pensate, solo per averlo inserito nella lista Security Researchers, gli ha regalato ben 4 giochi, $50 e un abbonamento gratuito a Xbox Live per un anno. Io penso che sia una cosa minima, perché a un ragazzino di 5 anni come minimo gli devi regalare una console, 10 giochi, cioè tanto che vi costa, no Microsoft? Ti potevi fare regalo un po' più grosso, lo facevi con Dendo, addirittura un abbonamento Live per un anno, cazzo fateglielo forever! Le notizie riguardanti Microsoft sono terminate e ora è giunto il momento di PlayStation. PlayStation Access ha rilasciato un video montaggio dei 100 giochi in uscita e usciti per PlayStation 4 nel 2014. Dunque ragazzi, io prima di far partire il video devo disabilitare l'audio, perché altrimenti poi ragazzi mi viene bloccato il video e mi mandano l'allerta del copyright e rischio veramente magari la chiusura del canale o altre cose del genere, magari che mi bloccano il video e poi una rottura di palle. Perciò cercate un attimo di guardare il video, io vi ci piazzo una canzoncina sotto in sottofondo per darvi un po' di azzico. Perciò vai con il video, Johnny.
la versione PlayStation 4 di Final Fantasy Unreal Reborn offre la possibilità di scegliere fra i 720p e i 1080p. Allora ragazzi, la domanda sorge spontanea: perché dovrei scegliere una risoluzione minore, anche se comunque il gioco va a 60 frame al secondo? Bene ragazzi, una spiegazione plausibile potrebbe essere che magari 1080p 60 frame al secondo in situazioni più caotiche, magari di combattimenti e di cose, magari possono essere presenti qualche strani blocchi. Mentre invece mettendo una risoluzione inferiore ma con un frame rate un po' più alto, anche nelle situazioni più caotiche magari non avete nessun tipo di problema. Questa cosa ragazzi potrebbe cambiare veramente le carte in tavola su tutti quanti i giochi, perché potrebbe essere inserita una nuova opzione nei menu, ovvero scegliere se i 720 o i 1080. Io personalmente mi metto 1080 e chi se ne frega se si dovesse magari buggare in qualche parte del gioco. Oramai siamo quasi abituati ai bug nei videogiochi. Detto questo ragazzi, vi lascio ad alcune immagini di DualShocker che hanno fatto tra la differenza di Final Fantasy a 720p e 1080. Giusto un paio di immagini e poi passiamo subito a notizie multipiattaforma, perché siamo arrivati quasi alla fine. Vai con le immagini, Johnny. Per le notizie multipiattaforma ragazzi abbiamo una notizia, o meglio dirlo un video ragazzi, che mi ha fatto letteralmente ingrifare quanto l'ho visto, ovvero che alcuni utenti nel DLC di Naval Strike hanno trovato il stramaledettissimo e gigantissimo Megalodonte. Cristo Dio, io cercavo di trovarlo su Paracel e invece non è su Paracel ma è su Naval Strike. Insomma ragazzi, vi lascio al video, è in inglese, ovviamente ho dovuto disabilitare l'audio, anche se nel momento di uscita il Megalodonte lo riattivo perché dovete sentirlo quanto cazzo abbaia. Ma soprattutto ragazzi, per farlo avete bisogno di almeno prendere in affitto o comprare un server privato, prendere 10 persone in una squadra e 10 nemici, cioè 20 persone, e 10 di una stessa squadra si devono mettere intorno ad una boa e attendere che venga fuori questo mostro degli abissi. Ragazzi, mi sono emozionato quando l'ho visto perché cercavo anch'io di trovarlo, ma non ci sono riuscito. Vi lascio al video ragazzi, mi raccomando restate calmi, calmi, non vi emozionate. Video Johnny! Bene ragazzi, questo che avete appena visto è un video che lascia veramente a bocca aperta. Io lo cercavo per Naval Strike, voi mi davate magari in mezzo all'acqua, la conquista, blu blu, e scendevo sotto per cercarlo, e invece in realtà non era su Naval Strike. Vabbè, pazienza. L'importante è che adesso so che esiste su un DLC che io non comprerò. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio immensamente per tutte le visual che ha avuto la precedente puntata ragazzi, e veramente mi dà coraggio e mi dà la forza di volontà per continuare a fare questa rubrica. Anche perché ragazzi, voi magari non lo sapete, ma dietro a un Tuberanza Game News c'è veramente un bel po' di lavoro, come per esempio trovare le notizie, scriverle, riscriverle per voi in modo che voi possiate capirle, perché comunque sono scritte in un italiano un po' troppo corretto magari per noi gamer, diciamolo così, ecco, mi ero pure un po' puntato. E quindi niente ragazzi, io vi ringrazio a tutti quanti per aver visto il video in questo punto, e vi ringrazierei ancora il doppio, il triplo, il quadruplo se lo condivideste con i vostri amici, appunto li invitaste ad iscriversi sul mio canale, appunto per cercare di diventare un po' più grandi e creare una specie di famiglia. Per chi tanto non lo sapesse ragazzi, io non ho ancora una partner, quindi per quante visualizzazioni posso avere io non prendo una lira, perciò lo faccio perché molti me l'hanno richiesto e perché molti vedo che sono interessati a questo Game News.
Noi ci vediamo durante la settimana, ovviamente, anche se non lo so, ragazzi, se potrò girare qualche gameplay, perché la prossima settimana sono molto impegnato con il lavoro, anche la mattina. Ma vedrò di accontentarvi, perché comunque nella dispensa ci sono sempre video pronti per voi. Mi raccomando, rimanete su Tuberanza e ci vediamo alla prossima. Ciao Johnny!